partire Pato in contropiede, Pato velocissimo, arriva prima di Aronica, Pato quasi in campo aperto, arriva anche Ibra lì accanto, Pato lo aspetta, vuole l'uno contro uno, taglia, Pato a giro, Pato! 3-0, Pato e Boateng hanno spaccato la partita nel secondo tempo, dopo il vantaggio è arrivato un buon modo. Sì, tutti a saltare quelli del Napoli, non bravi a recuperare sulla palla lunga, non ne hanno uno veloce come Pato. E poi ha aspettato perché Ibra è stato bravo a togliere pressione a Pato. E quando dopo hanno visto il movimento di Ibra si sono... per Iancu, attenzione che la Roma pressa, Ronaldinho fa da sponda, splendido per Pato, puntiamo la Roma, puntiamo diretti con Pato, Pato se ne va su Bravexes, Pato, 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 gol, 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 Pato se ne va, è tutta la partita che soppianta Bravexes, Pato se ne va, mette la palla sul secondo palo, esplode Pato nel cielo di Roma come Sceva, esplode Pato nel cielo di Roma come Sceva con la Lazio nel 99-2000, esplode Alessandro Pato, signori! Pato! Feeling the scoring is not finished in this game. Here's Pato, round the goalkeeper, Pato! Milan lead. Two words that mean so much to Leonardo and to thousands of Milan fans. Two words you couldn't honestly imagine saying the start they made to this match, but Milan lead. Silva che ha apprezzato molto bene. Ancora il Milan, Pato, il tunnel, Pato, gran numero, Pato! E che dire, gol davvero straordinario di Pato, 22esimo, Milan 2, Sampdoria 0, ma questa volta davvero un gran numero, quello di Pato, che ha avuto la lucidità, la freddezza, il colpo vincente, tutto in un attimo, e qui la taglia. Palla per Tiribocchi fra le linee, preso controtempo Padoin, è arrivato Beckham, quindi ancora Pato, è cresciuta l'intensità per il Milan in questi minuti, palla buona verso Ronaldinho, dentro c'è Borriello, anche rivolta di... cerca spazio, di vicino c'è Ambrosini, tocco per Ronaldinho, di prima per Pato, destro di Pato, è un gol
questo di Pato, 3-2, in un minuto è cambiato tutto. Straordinario questo giocatore, in un minuto prima ha causato il gol del pareggio con il suo colpo di testa, qui si è liberato sul centrodestra, ha ricevuto questo pallone perfetto da parte. Sanno infiammare San Siro, ancora Kakà si libera, Pato gol, il gol di Pato, azione avviata dai rossoneri e finalizzata da Alessandro Pato che trova il primo gol della sua avventura rossonera, poi lui dirà negli anni che anche il primo era un po' suo, ma alla fine è Pato che al 29esimo si imbola sul lancio di Favalli per segnare il quinto gol del Milan. Anche Kakà ha partecipato all'azione, anche Kakà. Il pallone, numero di Pato, grandissima giocata di Pato che poi va a prendersi il fallo e qui arriverà anche il cartellino inevitabilmente per Padoin che va subito a... Andiamo da Nando Sanvito che ha qualcosa sì, da dirci. Sì, sono due minuti ed ha molto protestato l'allenatore dell'Udinese e tutta la panchina dicendo ma perché due minuti, è incomprensibile. Vediamo ora Pato, ancora Pato se ne va, velocissimo Pato che sta per entrare nel rigore, attende collaborazione dai compagni, non la trova perché poi c'è Zapata. Torna Beckham sul pallone, riesce a toccarlo, Pato liberato, Pato, destro, Pato, sul palo lontano, un fenomeno.
accelerare Kakà, è passato Kakà dentro per Pato, posizione regolare, Pato in area di rigore, Pato 2-0. Era nell'aria questo raddoppio del Milan, perché comunque la Fiorentina si era sbilanciata, hanno lasciato 2 contro 2. Vuoto sull'intervento a Ferrario, scarica per Ambrosini, c'è solo Pato, l'ha vista Ambrosini, Pato in area di rigore, Pato! Il destro del Papero che fa subito 1-0, 16 minuti, il Milan in vantaggio. Azione alla mano del Milan, azione di velocità, quella che cercava. Ambrosini, ancora Ambrosini, pallone che viene deviato, Pato! 1-0 Milan, Pato! Ma in questa azione abbiamo visto 4 cose, una più bella dell'altra. Tanto Ronaldinho nella capacità di mettere a terra un cambio gioco di Beckham e di dare... Però manovra, ma sbaglia tutto a Story regalando il pallone a Pato. Attenzione, Pato è partito. Pato affronta lui da solo tutta la difesa. Arriva in aiuto Otto. Pato ancora in possesso di palla, preferisce tenerla e toccarla indietro per Seedorf. Anche applausi per Pato. Ancora lui in possesso. Allarga alla grande per Ronaldinho. Che cambio di gioco da parte di Pato. Da solo De Canio correrà forse ai ripari, Ronaldinho dentro per Pato, posizione regolare, Pato salta Rosati, è già doppietta, è già 3-0, è già un grande Milan con Vives a terra. Ronaldinho parte e trova il movimento sulla linea del fuorigioco di Pato, che da esterno legge il tempo della situazione, controlla il tocco come porta la palla il suo compagno e parte sul filo del fuorigioco proprio quando c'è la necessità del passaggio.